cosa importantissima prima di iniziare questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del nuovo taglio, cosa ne pensate di tutta la storia che adesso vi sto per raccontare. Comunque voglio sapere assolutamente la vostra opinione perché conta tantissimo per me. Io ancora non ci credo. E a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Sibido, ci siamo qui tornati in questo nuovissimo video. Chiamiamolo video vlog, chiamiamolo video informazioni, chiamiamolo un pochetto come volete. Oggi sono qui perché volevo un pochino raccontare la storia dei miei capelli. Poverini, io ho fatto di tutto a questi capelli. Mi mancava soltanto rasarmeli e... Ah no, aspetta, nel 2015 l'ho rasati. Comunque, oggi siamo qui per raccontare un pochino la storia dei miei capelli, del perché sono diventata mezza pelata e del motivo per il quale l'ho voluto tagliare. Innanzitutto, ci tengo a precisare che questi cosi nulla di anormale, voi fate finta di non vederli. Tanto tempo fa, un anno fa, Silvia decise di accannare i suoi ricci, di darci un taglio. E quindi fece lo stiraggio con la cheratina. Io mi ricordo ancora quel giorno come se fosse ieri. Andai da un'africana. Ero dell'idea che i capelli ricci erano in grado di trattarle meglio più di chiunque altro. Le africane. Andai lì e gli chiesi: quanto dura lo stiraggio? 3 mesi e sei come prima. È passato un anno e un mese. Ormai è diventata una relazione quella tra i miei capelli, che non sono più tornati ricci, e me. Allora Silvia, presa dallo sconforto, 3 giorni fa si alzò e disse a se stessa: basta, devo darci un taglio. Tagliarmi finalmente i capelli. Arriva il fatidico giorno in cui andai dal parrucchiere e gli chiesi: ascolta, i miei capelli sono rovinati, perché sì, ragazzi, dovete accettarla questa cosa. Come l'ho accettata io, dovete accettarla anche voi. I miei capelli erano da buttare. Buttare, sapete che significa proprio prendere, strappare e buttare. Esattamente, quali erano i miei capelli? Di fatto che la tipa mi fa: guarda, l'unico rimedio per far tornare i ricci è tagliarli. Io tipo: tagliamoli. No, 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 più cringe di così, guarda, non si poteva. Mi lavo i capelli arrivavano fino a qui. Farei arrivare fino a qui, sapete quando ci ho messo? 4 fino a qui. La parrucchiera li prende, così li raccoglie in una coda che arriva fino a qua. Li raccoglie e fa zac! Io. Lei con questa treccia in mano mi guarda e fa: che cos'è quel punto esclamativo? Scusate per l'interruzione. Che stupido narratore. Lara, odia il quadro in cui sta. Vorrebbe spegnere. La tipa mi guarda con questa treccia in mano ed esclamò: beh, tanto erano da buttare, no? Io l'ho guardata. Stavo per piangere. Io mi sono chiesta: perché questa donna non ha un cuore? Cioè, io ho messo 4 anni a fare arrivare fino a qui e questa in mezzo secondo, zac! Senza pensarci manco un secondo. Se avessi voluto in quel momento non tagliarli più, ormai era troppo tardi. L'aveva appena lavata, mi aveva fatto una treccia. Manco ci ho pensato, manco me l'ha chiesto. Ma questi parrucchieri di oggi senza cuore, davvero, senza cuore. Ho chiesto cortesemente alla parrucchiera di fornirmi la treccia, cosicché poi per... Perché? Ho chiesto cortesemente di fornirmi la mia stessa treccia di capelli, perché? Voi dovete sapere, quando ho dovuto tagliare i capelli, adesso tralasciando tutta la parte macra, baischese, quando ho dovuto tagliare i capelli, ho riflettuto anche sul fatto che ci sono delle persone su questa terra che necessitano di indossare parrucche per essere accettate dalla società odierna. La società di oggi è sempre pronta a giudicare e appena vede qualcosa di diverso da loro, cos'è che fa? Insulta! Quindi molte persone si rivolgono a questi centri di accoglienza per persone che necessitano di indossare una parrucca a causa del capello troppo rovinato, a causa di un capello fino, perché non hanno i capelli, perché li stanno perdendo. E sai il fatto che mi sono rivolta ad una di queste agenzie per donare i capelli. Mi è stato spiegato praticamente che i capelli devono essere raccolti prima di essere spediti in una treccia, dovevo mandare una foto e poi niente, li dovevo spedire. Ho fatto tutti e tre i passaggi. Quindi credo che adesso i miei capelli siano in viaggio verso di loro. E in più mi aggiungeranno a breve sulla lista delle persone che hanno donato. E se riesco, e quando mi arriverà appunto l'email di conferma, vi metterò il link qui sotto come primo commento fisso. Non so quanto ci metterà ad arrivare, credo un'altra settimanella, perché con le poste, quindi sapete, poste italiane. Però soltanto che i miei capelli non vadano persi, perché in Italia tutto si perde, anche la dignità. Eccomi qui. Io sono l'esempio della dignità persa e ripersa, mai trovata, mai. Fatto sta che ho voluto fare anche questo taglio, perché come potete ben vedere adesso, l'ho voluto anche tagliare perché ragazzi, davvero, i capelli che avevo non facevano scoprire i miei veri ricci. Quindi i miei ricci erano schiacciati e oppressi dai capelli rovinati dalla stiratura. Quello che posso consigliarvi io è: nei momenti di crisi in cui non volete più i vostri capelli, o non volete più avere i capelli ricci, o non volete più avere i capelli, non fate lo stiraggio. Ragazzi, vi rovina i capelli in un modo pazzesco, io ve lo giuro. Quando vi dicono dura 3-5 mesi, no! Perché il capello te lo rovina, se hai i capelli ricci ti stacca tutti quanti i ponti, perché il capello riccio è fatto così, no? Con lo stiraggio e la gradina o quello che è, ti appiattisce tutti i ponti, i capelli diventano gonfi, sembra che hai una scopa in testa e basta.
basta. Non si risolve niente, non diventano belli, carinissimi come quelli che fanno le pubblicità della Garnier o roba così. Sapete che sono tutte cazzate e io in primis ho provato questa cosa sulla mia pelle. Quindi ragazzi, che siete all'appello, non fatevi lo stiraggio, non serve a niente, vi rovina solo i capelli e poi dopo mesi e mesi e mesi rimpiangerete i vostri vecchi capelli. E lo dice una che odia i ricci ma che allo stesso tempo li ama perché sono belli da vedere, no? Bellissimi, però quando devi pettinarli, passare 8 ore in doccia, no, lì non ti piacciono. Ora sono molto contenta perché, punto 1, io faccio piscina, ne faccio tipo 4 volte alla settimana piscina perché faccio un nuoto libero, mi sparo 250 vasche al giorno. E voi dovete sapere che avere quei capelli di prima e fare piscina uguale tanta acqua sui capelli uguale capelli rovinati ogni giorno, cioè mi faceva sentire in un certo senso a disagio con me stessa. Invece adesso con i capelli così, comunque corti, cioè ci metto veramente 5 minuti a buttarmi in doccia, poi appena esco un pochino con il phon, un po' di spuma e poi si asciugano da soli perché sono ricci. Non so se riuscite a vedere bene tipo quanto sono ricci adesso. Ora ovviamente sono corti, però quando ritorneranno belli lunghi saranno bellissimi. A parte che sono già bellissima di mio, quindi ora come ora mi ci trovo veramente bene. Devo dire, quando sono uscita dalla parrucchiera volevo morire perché ho detto: oh no, mi faranno schifo, ci piangerò tutte le notti. E invece sinceramente lo sto prendendo anche troppo bene. Questo taglio, che è stato un taglio veramente che mi ha ucciso, perché ragazzi, avere i capelli qua e poi fare zac e trovarsi i capelli così, Silvia Show non approva. Però sono molto contenta perché siamo tornati ai miei vecchi ricci, è tornata la Silvia Show di 4 anni fa. Oh mio Dio, che carina. A parte che 4 anni fa avevo praticamente i capelli che mi arrivavano così. Però sono molto felice di questo taglio. Adesso ho anche qualche ciocca bionda che mi ero fatta in passato e che sinceramente non mi dispiace. Veramente bella. Bellissima, mio Dio, bellissima, quanto l'amo. La mia vita. Questa era un pochino la storia dei miei capelli, perché molti di voi, vedendo il post dei capelli, si sono interessati a sapere un pochino la storia che c'era dietro. Si sono interessati un pochino a capire perché ho fatto questo taglio. Poi quando ho messo le storie, no? I sondaggi e bla bla bla, voi non sapete gli insulti. Non ti devi permettere di tagliare i capelli, hai capito? Ma la vita è mia, i capelli sono miei, perché mi stai aggredendo in questo modo? Ma proprio incazzati neri, io tipo, oh no. In questi momenti di crisi la seguo anche l'idea di questa gente, no? Quindi ero molto, li faccio, non li faccio, li faccio, non li faccio. E alla fine l'ho fatti. In più volevo lasciarvi adesso alla fine un clip, chiamiamola così, della prima persona a cui ho fatto vedere i miei nuovi capelli, oh yes, che sarebbe Nicole. Ciao Nicole, ti saluto. Quando vedrai questo video sicuramente lo staremo vedendo in videochiamata. Io sarò più triggerata che mai, quindi e niente, vi lascio un pochino la sua reazione, che in un certo senso non mi aspettavo. Però niente, sono felice che in qualche modo adesso finalmente mi sento in pace con me stessa. Detto questo, vi lascio la reazione e poi ai saluti finali. Ok Nicole, sei pronta? Aspetta, fammi togliere tutte queste schifezze. Ok, sei pronta? Ragazzi, questo qui è il momento più importante della mia vita. Ragazzi, sono stupenda. Gira? Cosa gira? Gira? No, guarda, sono tipo tutti ricci. Ti ho parlato di ricci. E sono ricci, che non li vedi. Che figo, no, ma stai bene. Sono bellissima, ragazzi. Sono bellissimi i tuoi capelli. Sì, sono carini adesso. Bellissimi. Spero che il video vi sia in qualche modo piaciuto. Mi dispiace se in questi giorni non mi sono fatta sentire, ma in arco di 2 settimane mi sono ammalata ben 3 volte. Sì, perché guarivo, mi riammalavo, guarivo, mi riammalavo. E luce fu, guarivo e mi riammalavo. Quindi capite un pochino la mia situazione? No, perché non vi interessa, però volevo esporla comunque perché mi raccomando ragazzi, io vi consiglio di iscrivervi a questo canale se ogni tanto la noia vi uccide, così che da seguire con me le mie disavventure per il mondo. Sappiate che su questo canale sono anche tornate le parodie, quindi vi chiedo la cortesia, per favore, veramente cortesemente, di scrivermi qui sotto nei commenti dei video da parodizzare, perché io non ho molte idee in questo momento. Cosa importantissima prima di iniziare questo video. Quindi detto questo ragazzi, io posso anche lasciarvi ai saluti finali. Ciao!